Perché 128.000 euro siamo, io personalmente sono riuscito a restituire in 2 anni di legislatura, quindi una media. Perché siete coerenti! Cioè, alla fine della legislatura, se sommiamo quello che restituirò io, quello che restituirà Simone Valente, arriveremo a 700.000 euro magari. In due parlamentari, 700.000 euro restituiti, il costo di un appartamento bello, anche lussuoso a Roma. 700.000 euro, due persone. Pensate se tutti i consiglieri regionali in Italia, se tutti i parlamentari della Repubblica, i senatori, i parlamentari europei si tagliassero lo stipendio come facciamo noi, se non ci sarebbero soldi per sistemare la Liguria, per sistemare le strade, per evitare che ci scappi un morto ogni giorno che piove. E dicono, sono andato in trasmissione a Floris e Floris ha detto, vabbè, questi sono gesti simbolici. Il suo stipendio è simbolico. Non sono gesti simbolici. 428.467 euro. E quando devi fare i picchi, no? Perché il dramma è che noi abbiamo chiesto alla Camera, non ce li date direttamente, versateli direttamente a questo fondo per le piccole e medie imprese. No, per legge te li devono versare. Guardate che è veramente una cosa bruttissima. È come avere vedere, no, le vetrine, ti tengono di fronte alle vetrine con i dolci. Cioè ti entrano quei soldi nel conto corrente e poi tu dal tuo conto corrente con un clic fai il bonifico e li mandi via. Cioè ci reati, a un certo punto vedo il conto corrente che ho tutti quei soldi e poi faccio il bonifico e non ci sono più. Per qualche ora dico no, restituiamoli tra 2 ore, così sono ancora ricco per 2 ore. E così capita. Perché è soltanto una questione di soldi, no? E la politica per loro è questo, ormai l'abbiamo capito noi che siamo qui in piazza e dobbiamo soltanto cercare di raccontarlo in giro, farlo capire che questo è un movimento di cittadini onesti. Ci dicevano inesperti, guardate come Luigi Di Maio oggi presiede l'aula di Montecitorio, l'aula dove è stata approvata la Costituzione. Ha 28 anni quel ragazzo, 29, non era mai entrato a Montecitorio, presiede l'aula come un veterano. Oggi della Lice si dirà la stessa cosa, inesperta, è sconosciuta, Peppe dice sempre alle procure, è vero, le procure non la conoscono, non c'è il suo nome, nessuna indagine. Così, guardate questo paese, lascio la parola poi concludo ai nostri candidati, lo cambiamo esclusivamente mettendo delle persone giuste, competenti nei posti, diciamo, nelle istituzioni, facilmente. Vi racconto questo episodio che è successo 2 giorni fa per farvi capire poi l'importanza del movimento del 5 Stelle all'interno delle istituzioni. Lo scorso anno il Partito Democratico provò in ogni modo a spingere per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale un nome per noi impresentabile, Luciano Violante. Non so se vi ricordate Violante, che è stato presidente della Camera, se non sbaglio, sì. Con un passato piuttosto torbido, e fu lui che nel 2001 pronunciò quel famoso discorso, era uno del Partito Democratico, non il Partito Democratico, quindi del pseudo centrosinistra. E disse: Berlusconi, non ci trattare male, noi quando siamo stati al governo non ti abbiamo toccato le televisioni, non abbiamo fatto il conflitto di interesse, Mediaset ha raddoppiato il valore delle sue aziende, basta che scrivete su YouTube il discorso Violante e vi vedete questo discorso incredibile, in nome di quale mandato lui ha fatto quelle cose quando tutto il popolo che aveva eletto comunque il centro-sinistra voleva una legge sul conflitto di interesse. Ecco, Violante hanno provato in ogni modo a piazzarlo e noi gli abbiamo minacciato veramente fuoco e fiamme, all'interno delle istituzioni qualora avessero votato per Violante. Gli abbiamo fatto capire che avremmo fatto un'opposizione intransigente e li abbiamo costretti a retrocedere, a rimangiarsi il nome di Violante e a presentare un nome di una professoressa sconosciuta, ai più, insomma, non conosciuta come Luciano Violante, sconosciuta nel senso conosciuta nei suoi ambienti, una professoressa che si chiama Sciarra. Abbiamo valutato il suo curriculum e il curriculum era un ottimo curriculum, quindi a noi del Movimento 5 Stelle che ci accusano di dire sempre no, non è così, noi diciamo no all'andrangheta, al finanziamento pubblico ai partiti, alla mafia, però se arrivano delle persone competenti, anche se vengono dal Partito Democratico, noi diciamolo. Infatti l'abbiamo valutata e noi abbiamo pensato questa persona è una persona valida per arrivare alla Corte Costituzionale. Dato che però non decidiamo noi, abbiamo rimesso appunto la decisione finale ai nostri iscritti. Guardate che questa della democrazia diretta è il futuro, ci prendono in giro oggi perché non sanno come difendersi di fronte a questo nostro metodo e vi invito a tutti voi di iscrivervi al movimento.
La professoressa Sciarra è finita in votazione sulla rete, migliaia di cittadini hanno analizzato il suo curriculum vitae, hanno valutato positivamente la professoressa e hanno detto sì, per noi questa persona può essere un giudice della Corte Costituzionale. Quindi noi abbiamo ricevuto il mandato dagli iscritti che hanno votato e l'abbiamo votata in Parlamento. E la Sciarra è diventata giudice della Corte Costituzionale. Ebbene, 3 giorni fa la professoressa Sciarra, il giudice Sciarra, ha redatto la relazione, è stata la relatrice di una sentenza storica che ha bocciato parte della legge Fornero. È stata lei. E se oggi il governo ha l'obbligo costituzionale di dover trovare denaro per risarcire migliaia e migliaia di pensionati e dare soldi a migliaia e migliaia di pensionati all'obbligo di farlo, pensionati ai quali gli era stata bloccata la pensione, l'aumento della pensione, cosa ritenuta illegittima appunto dalla Corte Costituzionale, è merito della nostra, anche della nostra opposizione, e dell'aver spinto per mettere delle persone oneste all'interno di organi costituzionali così importanti come la Corte Costituzionale. Non so se mi spiego. Ecco, se noi spingiamo, faremo entrare Alice Salvatore, altri candidati, speriamo di poter vincere, è dura, ma ce la possiamo fare, dipende anche da quanto riusciamo in questo mese a convincere soprattutto gli scettici, persone che pensano che siamo tutti uguali, no? Perché dicono questo, perché poi il sistema ti prova a far apparire così, e anche la TV in questo non aiuta. Noi ci stiamo andando in TV per parlare, come spesso ci chiedete, a delle persone che magari non vanno in rete, però è pure vero che la TV spesso omologa, che vedono magari la faccia mia, poi quella di Gasparri, e pensano che non c'è differenza, invece vi assicuro che c'è differenza.